Il tempo è un'entità veramente sfuggente, tutti quelli che hanno provato a pensarci seriamente al di fuori delle convenzioni o dei cliché si sono resi conto di quanto sia inafferrabile, di quanto sia difficile, per esempio, come suggerisce un linguista di cui si parla nel libro, parlare dello scorrere del tempo senza usare metafore, e scorrere è per l'appunto una metafora. Quello che diceva Sant'Agostino, il tempo, sì, se mi chiedete se so cosa sia dico di sì, ma se mi chiedete di spiegarlo mi rendo conto di non essere capace, perché in realtà è un'entità del tutto sfuggente, elastica, diversa a seconda dei momenti in cui se ne parla, dei punti di vista più di altre, e quindi insomma è un tema ovviamente che non ho scoperto io, in questo libro è declinato mettendo insieme due racconti molto diversi fra loro, uno della nostalgia, del ricordo, del territorio indistinto, in qualche modo straniero, che è il passato remoto, e un altro invece di una vicenda anche di suspense giudiziaria ambientata nell'oggi. Da questa combinazione viene fuori anche la riflessione sul tempo e la difficoltà di maneggiarlo. Anche questo nel libro si dice, la dote dell'uomo o della donna capace davvero di affrontare i problemi è quella che il poeta Keats chiamava capacità negativa, che sostanzialmente è quella capacità di non saltare subito alle conclusioni, di affrontare la riflessione sul presente, sulla sua complessità, cercando di coglierne tutte le sfaccettature. Quello che diciamo oggi molto in pochi riescono a fare e che sarebbe una delle chiavi per definire il nostro rapporto col mondo e quindi con gli altri.